Lei ha detto che la legalità paga, ma nell'immediato pure? Ma sotto certi aspetti anche nell'immediato, nella misura in cui noi ci sentiamo un'isola. Cioè io credo che, ecco, specialmente noi meridionali, forse dovremmo superare la mentalità, abbiamo il DNA dell'individualismo, no? Che è anche causa ed effetto della cultura mafiosa. Se invece le nostre azioni le inseriamo in un contesto più globale di bene comune, la legalità paga subito, perché le ripercussioni sull'ambiente, sulle persone, sul territorio sono senz'altro positive. Quando io non pago il pizzo, magari, ecco, io rinuncio a qualcosa, avrò delle storie, però sul territorio questa è una ricaduta subito positiva, perché altri mi imiteranno. Allora io credo che dobbiamo insistere su questo, cioè che la legalità conviene. Don Pino, lei entra preso questo cammino insieme a Libera tanti anni fa. Mi può raccontare qualche episodio positivo che secondo lei è emblematico del cammino che si è fatto? Ma io credo che di cammino se ne è fatto tanto. Intanto i segni nel territorio sono tanti, perché non è solo la Valle del Marro. I segni del territorio sono i tanti giovani che vengono a chiedere lavoro alla Valle del Marro, i segni del territorio sono l'utilizzo dei beni confiscati anche dei palazzi. Noi ci troviamo qui questa sera in un palazzo confiscato alle mafie, nessuno 10 anni fa avrebbe sognato che la chiesa diocesana, ecco, sarebbe andata a chiedere di utilizzare un palazzo confiscato. I segni positivi sono le associazioni anti-racket che stanno nascendo, tanti giovani che si organizzano, penso ai ragazzi di Percorsi di Legalità di Polistena, i tanti ragazzi e le tante scolaresche che vengono sui campi, sui terreni confiscati, la Chiesa stessa che si rimette in discussione, che affronta queste problematiche, sono segni positivi che credo 10-15 anni fa nessuno sarebbe sognato. Poi si è parlato anche dell'importanza del dover fare una scelta di campo, o si è a favore della legalità o non lo si è, non ci sono più scelte di comodo. Lei ha parlato anche della Chiesa e io però le chiedo proprio praticamente, com'è possibile lasciare fuori dai portoni delle parrocchie, comunque anche fuori da, anche dal grande discorso non parlando solo di Chiesa, com'è possibile lasciare fuori dai portoni, diciamo, la gente di 'Ndrangheta, come si fa questa distinzione? Ma io credo, è vero, il problema è molto delicato. Intanto è importante che la Chiesa ne parli. Ecco, io credo che dobbiamo in questa fase almeno incominciare a distinguere tra errore ed errante, e l'insegnamento un po' che ci ha dato Papa Giovanni. Intanto noi incominciamo col dire che la mafia è peccato, è struttura di peccato, e che non è possibile vivere da cristiani ed essere mafiosi. È chiaro che poi io mi imbatto con il singolo mafioso, il quale viene a bussare alla porta della Chiesa, e allora io sto attento intanto a non mettermi in una situazione per cui io conceda a lui cose che lui mi chiede, no? Ecco, spesso vengono a chiedere favori perché loro utilizzano un po' la religione e la religiosità per il controllo del territorio. Allora, questi meccanismi io devo stare attento e quindi agire di conseguenza, ma nello stesso tempo devo anche saper annunciare il Vangelo della misericordia a loro e invitarli alla conversione. Ecco, però l'importante, ecco, è annunciare la verità del Vangelo, parlare con verità, con trasparenza, e quindi se bisogna prendere delle posizioni, prenderle con chiarezza. Un'ultima cosa e usciamo da questo discorso, io le chiedo, i ragazzi della Valle del Marro comunque coltivano ormai da anni quella terra, i prodotti possono essere acquistati o a Polistena, alla bottega ecosolidale, arriverà un momento in cui andando al supermercato a Gioia Tauro troverò i prodotti della Valle del Marro? Ecco, noi ci auguriamo di sì, perché il problema, ecco, qual è adesso? Che le difficoltà economiche, ecco, non ci permettono di produrre quanto avremmo dovuto produrre. Ecco, purtroppo la situazione di chi lavora sui terreni confiscati dal punto di vista bancario, per esempio, è impossibile chiedere un mutuo perché non sono i proprietari. Allora io credo che se noi riusciamo, ecco, a fare in modo che si possa produrre di più, l'augurio è che veramente dovunque si trovino questi prodotti, anche se adesso stiamo migliorando, ecco, li troviamo anche in diversi luoghi del nostro territorio.